Ma guardi, noi riteniamo che la sua risposta vada semplicemente a confermare ancora una volta la volontà di questo governo di perseverare nella politica delle porte aperte, aggravata fra l'altro dalla scelta di garantire comunque dei diritti a dei clandestini. Perché se è vero, come è vero, come dice lei, che lei fa riferimento a un testo unico sull'immigrazione che esisteva prima del suo mandato da ministro, è altrettanto vero che le proporzioni del fenomeno non erano quelle attuali. Ed è altrettanto vero che i timori dei sindaci paiono non essere completamente infondati. Io le ricordo solo alcuni numeri del disastro che avete provocato. Dal 2013 ad oggi sono arrivati in Italia 512.000 persone. Di queste, solamente 260.000 hanno avanzato una richiesta di protezione internazionale. Quindi vuol dire che 250.000 persone sono a tutti gli effetti dei clandestini che circolano liberamente sul territorio. Al danno in termini di sicurezza a cui ci rimandano questi numeri, c'è il danno in termini economici provocato dalla spesa che abbiamo sostenuto. Dal 2013 al 2015 l'Italia ha speso 6 miliardi e 300 milioni per l'accoglienza e nell'anno in corso si prevede di spendere 4 miliardi e 227 milioni, a fronte di una previsione di spesa di soli 600 milioni per affrontare la cosiddetta emergenza povertà che coinvolge 4 milioni e mezzo di cittadini italiani che si trovano in uno stato di povertà assoluta. Ecco, non contenti dei danni che avete causato in termini economici e di sicurezza, oggi con note non circolari, perché lei dice che non è una circolare, condite e preannunciate con la solita retorica, volete piegare i sindaci alla vostra volontà politica e utilizzate il metodo del bastone della carota con i primi cittadini un giorno, promettete 500 euro a clandestino per le amministrazioni disposte a farsi comperare e il giorno dopo li obbligate a dar seguito alla vostra scellerata accoglienza diffusa o, come nel caso oggetto della nostra interrogazione, a regalare la carta d'identità e la residenza ai clandestini, con tutto ciò che ne consegue, nonostante quello che ci dite, che potranno così accedere a una serie di servizi che i comuni faticano a garantire ai loro cittadini. Voi portate la Concluda. responsabilità morale delle inevitabili tensioni sociali che la vostra scellerata Grazie. politica agevola. Grazie.